Buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi il professor Andrea Pestion, direttore dell'unità pediatrica dell'IRCCS, azienda ospedaliera universitaria di Bologna, e presidente SIMMES, la Società Italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale. Allora, buongiorno professore, benvenuto, grazie di essere con noi oggi. E andiamo subito, insomma, al punto, no? Si è appena concluso da pochi giorni il congresso proprio della SIMMES, tenutosi a Bari, se non sbaglio, in cui, insomma, il titolo, se non ricordo male, era Crocevia tra complessità clinica e laboratoristica, le sfide future. Ecco, ci racconti, professore, quali sono le novità emerse da questo congresso? Ma innanzitutto è stato il 12° congresso della nostra società. È stato un congresso che ha visto una partecipazione di oltre 300 delegati che venivano da tutti i centri italiani che si occupano di screening neonatali, si occupano di malattie metaboliche e da molti altri centri che sempre più sono attratti da queste patologie. E il sottotitolo, come lei giustamente ricordava, Crocevia. Come Bari è crocevia di diverse storie, di diverse religioni, così il nostro congresso è stato un crocevia tra complessità clinica e laboratoristica. In effetti è sempre più evidente come sia possibile diagnosticare con gli opportuni metodi, che vanno dalla biochimica classica alla biologia molecolare, alla genetica, tutte le malattie. Le 1625 malattie che compongono lo spettro delle malattie di cui siamo chiamati ad occuparci. Quindi c'è una reale complessità, complessità che ha a che fare non solo con la complessità dei meccanismi che sottendono le malattie, ma anche una complessità soprattutto clinica, perché molte di queste singole alterazioni, singole mutazioni geniche precise inducono complesse alterazioni nelle cascate, diciamo così, nelle reazioni molecolari all'interno della cellula, che a loro volta si esprimono, in maniera fenotipicamente, cioè clinicamente estremamente eterogenea. Quindi il sogno di trovare forti correlazioni genotipo-fenotipo sta sempre più svanendo e sempre più è necessario richiamare concetti semplici e clinici che inducano a sospettare le malattie. Si è parlato in questo congresso di molte malattie particolarmente complesse in cui ci sono importanti novità. Si è parlato dei difetti dei cicli dell'urea, si è parlato delle malattie lisosomiali, una volta dette da cumulo lisosomiale, oggi più lisosomiali, perché in effetti sono malattie ben più complesse di quelle determinate dal semplice accumulo all'interno dell'isosoma di diversi substrati. Oggi sono malattie del traffico intracellulare. Fino addirittura a parlare di malattie mitocondriali, questi organelli che condividono una parte che vedono alcune proteine, diciamo così, sintetizzate dal genoma del nucleo, ma altre sintetizzate dal genoma all'interno dei mitocondri. Quindi una vera e propria cellula nella cellula che anche qui, si esprime con fenotipi neurologici, fenotipi metabolici così eterogenei da essere, come dire, da essere difficili da riconoscere in prima istanza. Tutte queste malattie hanno questa caratteristica di essere con segni e sintomi o estremamente particolari, quasi a volte patognomonici, oppure talmente aspecifici da essere complessi. Quindi tutte queste malattie, molte di queste malattie, vedono pazienti rari, invisibili a un medico disattento ai segni d'allarme e, come dire, che attraverso una storia di mesi, se non decenni, prima di arrivare a una diagnosi che spesso è estremamente chiara e, ahimè, purtroppo non ha riscontro. In questo caso, diciamo così, il medico è fortunato perché qualora poi alla diagnosi si arrivi riconoscendo alla base di questa sindrome, di questo quadro clinico specifico, una malattia invece riconoscibile e curabile,
Beh, allora c'è da dire, bisogna parlare di ritardo diagnostico e allora è meglio, come dire, che si crei allarme su queste patologie, che si faccia di tutto per creare maggiore consapevolezza nella classe medica. È emerso anche a Bari la necessità per le malattie metaboliche, di essere riconosciute non solo come un problema pediatrico. Sempre più i bambini con queste malattie diventano bambini cronici, spesso trattati, che vedono la loro qualità di vita migliorata, che diventano adulti. E qui c'è il problema della medicina traslazionale, di cui per l'ennesima volta si è parlato, accennato e si è, come dire, cercato di precisarne i termini. Ma in futuro sarà sempre più frequente riconoscere alla base di quadri specifici anche della terza età malattie metaboliche con cui il soggetto è nato, con cui ha vissuto in perfetta, come dire, equilibrio metabolico fino all'incidente vascolare, all'incidente cardiaco, all'incidente respiratorio, allo stroke, all'incidente neurologico. Quindi necessario una maggiore interdisciplinarietà, una maggiore transdisciplinarietà anche con le specialità dell'adulto. Ecco, invece per quanto riguarda gli screening neonatali, no? Ne avete parlato anche in questo congresso, naturalmente, è uno strumento fondamentale di diagnosi precoce e soprattutto, insomma, per quello che attiene le malattie rare. Ecco, quali novità sono emerse, se ce ne sono? Sappiamo già che stiamo aspettando i decreti delegati perché la legge sulle malattie rare possa, diciamo così, consentire di fatto l'ufficiale allargamento dello screening. Noi siamo la nazione che, con gli Stati Uniti, fa un numero, diciamo così, notevole di malattie metaboliche in screening neonatale. Cioè facciamo lo screening per 48 malattie attualmente, lo faremo per 52, 53 nel prossimo futuro, perché comprenderemo anche le malattie lisosomiali come il Pompe, il Gaucher, la malattia di Anderson-Fabry, la mucopolisaccaridosi di tipo 1 e sappiamo anche che è urgente, diciamo così, inserire nello screening anche la SMA e anche altre malattie come le immunodeficienze severe combinate. Per cui esistono malattie, cioè esistono terapie efficaci. Quindi a fronte di una diagnosi precisa e precoce, esiste la possibilità di sottoporre, nel caso della SMA, terapia genica, nel caso dell'immunodeficienza severa combinata, a trapianto di cellule staminali o anche ad altre terapie più precise. Ebbene, in questi casi, ovviamente, queste patologie sono inserite come la leucodistrofia metacromatica e come altre ancora speriamo, perché anche per il deficit di amminasi degli amminoacidi aromatici esiste una terapia che EMA ha appena approvato. Anche per la vecchia niemantica B, cioè l'attuale deficit, la ASMD, ebbene, per appunto questo deficit di sfingomielinasi acida, sempre lisosomiale, esiste una terapia che EMA ha approvato, che AIFA sta per approvare, quindi non riusciamo a stare dietro alle malattie che, avendo una terapia e disponendo di un marcatore, diciamo così, riconoscibile con tecniche particolari di laboratorio, sono soggette a screening, sono elegibili per programmi di screening neonatale, che una Ecco. volta che avevamo esteso, adesso è ancora più esteso e sarà ancora più esteso in futuro. Ecco, mi dà un po' l'assist per l'altra domanda che le avevo voluto fare, no? Ha parlato di terapia certa, di diagnosi, insomma tutti i criteri, no? I famosi criteri di Wilson che vengono utilizzati storicamente appunto per decidere quali patologie sono candidabili allo screening. Ecco, a proposito di questo, cosa ne pensa di questi criteri? Dovrebbero essere rivisti? Sono oggetto di revisione, di discussione o vanno bene così? Guardi, i criteri sono sostanzialmente ancora validi.
Manca forse un undicesimo criterio, che è quello del fatto che per le malattie che possono essere riconosciute con lo screening neonatale, diagnosticate con test di conferma diagnostica sufficientemente affidabili, trattate con farmaci che ne cambiano la storia naturale, e beh, oggi sarebbe necessario conoscere attraverso registri di popolazione, in real life, come si dice oggi, cioè nel mondo reale, come questi pazienti stanno. Guardi, le faccio l'esempio della fenilchetonuria. La prima malattia screenata, la prima malattia in cui la sola dietoterapia ha cambiato la storia di questi soggetti che non sono più dei gravi idioti, perché si parlava di una vera e propria malattia neurologica gravissima. Bene, questi soggetti vivono una vita normale, ma il tema è quanto normale. Oggi che ci sono a disposizione per questa malattia terapie enzimatiche sostitutive, in alternativa o in aggiunta alla terapia dietetica, ci si chiede per quali pazienti questa terapia può essere opportuna, come deve essere integrata, in rapporto a quali indicatori di qualità di vita. Spesso mancano veramente studi di popolazione su vasta scala per molte di queste malattie. Oggi direi che se qualcosa bisognerebbe, cioè, se qualcosa si deve aggiungere a questi criteri, ma se ne è parlato anche a livello internazionale, nell'ultimo congresso mondiale che si è svolto in Australia, si dovrebbe aggiungere forse la necessità di registri di popolazione mirati, in modo da poter, come dire, misurare in dettaglio la qualità di vita di questi pazienti. Noi spesso misuriamo indicatori scelti da noi come medici. Bisognerebbe fare uno sforzo in più per non misurare il corpo oggettivato, ma il corpo vissuto, La per forma del cercare corpo. più di tradurre in parametri, in endpoint surrogati di qualità di vita, le condizioni in cui questi pazienti vivono come adolescenti, come giovani adulti, come padri o madri o madri future. Quindi, insomma, un criterio potrebbe essere quanto impatta la malattia sulla vita di queste persone. Certo, però Grazie. il problema è come si misura Come in lo termini di raccogliamo giorni di questo assenza parametro? Certo. a scuola, termini di giorni di assenza dal lavoro, è sufficiente questo? Credo, e in questo senso il congresso di Bari abbiamo fatto una cosa di cui io sono molto molto contento, abbiamo fatto questa tavola rotonda insieme alle associazioni genitori e abbiamo, come dire, ci siamo resi conto di quanto ci sia necessità di interazione costruttiva con l'associazionismo, in modo proprio da sentire la voce del paziente e declinare insieme ai pazienti, insieme all'associazione che li rappresentano, appunto, come elaborare indicatori di qualità di vita che possono essere poi utilizzati come veri e propri endpoint per trial clinici. Spesso il paziente sa meglio di noi che Certo. cosa vuole da un intervento terapeutico. Certo, quindi insomma diciamo che la strada è un po' questa, no? Di coinvolgere i pazienti sempre di più, non soltanto nei Io campi. credo di sì, senza paura. Assolutamente. No, possono portare, come ha detto lei, un valore aggiunto che il medico non ha, una conoscenza che il medico non ha, perché ce l'ha soltanto chi vive sulla propria pelle o su quella dei propri cari la malattia. Ascolta, invece, come domanda finale, parlando sempre di screening, no? Capire un po' come stanno evolvendo questi strumenti straordinari di diagnosi precoce, no? Accanto alle metodiche tradizionali, stanno prendendo sempre più corpo, diciamo così, si sta discutendo naturalmente, di fare delle indagini genetiche, ecco, mappando tutto il genoma, soltanto una parte. Che cosa ne pensa di questa evoluzione, di questa possibile evoluzione degli screening? Beh, allora io penso che al momento attuale c'è un'unica malattia, appunto, che è l'asma, dove esiste una assoluta, diciamo così, necessità. E se ne ha parlato il dottor Tiziano a Bari,
Esiste l'assoluta necessità di condurre uno screening col sequenziamento del gene. Sequenziare quel gene, trovare quella mutazione causativa, vuol dire di fatto fare diagnosi di SMA. La SMA di tipo 1 può essere trattata, deve essere trattata, deve essere trattata precocemente e uno screening su dry blood spot, cioè sullo stesso campione di sangue raccolto per campionare il sangue e diagnosticare le 48 malattie metaboliche classicamente in tandem mass, può essere, diciamo così, sottoposto ad un'analisi di sequenziamento massivo in modo da trovare quelle precise mutazioni. Ma la situazione non è assolutamente questa per la quasi totalità delle altre malattie, dove ci sono mutazioni di significato non noto, ci sono varianti di significato interno, ci sono alterazioni, polimorfismi che non hanno un significato patologico preciso. Quindi ancora non è possibile, sequenziando l'intero genoma, avere delle diagnosi precise. Quindi, come dire, molte malattie si richiedono tecniche particolari, come per esempio la diagnosi delle immunodeficienze severe combinate si fa attraverso lo studio, attraverso la presenza dei residui di acidi nucleici che sono caratteristici delle cellule, dei precursori delle cellule T e B. In assenza di questi si dice che non ci sono quelle cellule lì. Quindi diciamo che ciascuna malattia deve avere il suo percorso di screening. Certo, i laboratori di screening devono attrezzarsi per fare anche diagnosi, tipo la SMA, genetiche. Ora il problema, dal mio punto di vista, è: siamo tutti pronti per fare tutto? Abbiamo veramente bisogno in Italia di tanti centri di screening? Ahimè, ahimè, abbiamo un servizio sanitario nazionale, ma è possibile che dobbiamo parcellizzare tanto tutti i servizi? Ogni regione deve avere davvero il proprio centro di screening? Noi abbiamo regioni che ne hanno addirittura due. Dobbiamo avere veramente tante risorse allocate per fare la stessa cosa? Non basterebbe in una nazione come la nostra, a fronte di un'organizzazione che raccolga i campioni, avere meno centri più attrezzati, con maggiore potenza di fuoco per screenare meglio le nostre malattie? Perché chiaramente, come dire, siamo veramente tanto bravi da poter fare 52-53 malattie in 16 centri in Italia? Al contrario di quello che succede in altre nazioni europee Pare che abbia già la risposta, no, a dove queste. si fanno tre o quattro malattie in pochissimi centri. Io credo che io come presidente attuale farò di tutto per richiamare la necessità di rivedere i criteri, di rivedere gli standard di attività, di rivedere i percorsi di qualità, di controllo di qualità dei nostri centri, e in questo senso abbiamo già incominciato a lavorare e stiamo scrivendo un regolamento della nostra associazione dove noi vogliamo chiarire, precisare bene le regole per avere servizi di ottima, ottima qualità. Chi non è in grado di assicurarle, la regione che non è in grado di assicurare questi servizi si appoggi, si coordini ad altre in modo da migliorare l'efficienza dei servizi sanitari nel loro complesso. Ahimè, ahimè, noi abbiamo tanti servizi sanitari regionali, Non offrono mentre per però tutti questo la stessa servizio qualità, insomma. Ecco. occorrerebbe un coordinamento nazionale. Eh sì, e sulla sanità in generale, insomma, questa è una priorità però di cui non si può parlare, insomma. Sì, credo ci siano tanti altri settori dove questa cosa si vive, perché ancora la migrazione è troppo alta. Assolutamente sì. Grazie mille, professor Pessan, per il suo tempo. Grazie Grazie a lei, grazie a lei, grazie a Omar.